Presidente Carione, allora lei ha definito questa stagione una stagione delle grandi infrastrutture, che tra l'altro questa di oggi la coinvolge direttamente anche come sindaco di Turate, detto da qui che parte poi tutto il traffico quotidiano. Esatto, qui tutte le mattine si forma una grande coda dalle ore 8 fino alle 10 e mezza, 11 di tutti gli automobilisti che cercano di raggiungere Milano con ritardi incredibili di qualche ora. Quindi era questa terza corsia con l'allargamento poi dello svincolo giù a Lainate un'opera fondamentale, prioritaria, tanti anni di attesa, perché il comune di Uboldo ha messo parecchie volte il bastone fra le ruote e finalmente oggi siamo all'avvio dei cantieri. È la prima autostrada d'Europa, i lavori sono iniziati nel 1925, quindi un'attenzione a un'autostrada che se nel 25 è stata creata e costruita perché qui al nord, in Lombardia, si prevedeva questo grande sviluppo e questa grande effervescenza industriale che si è creata negli anni futuri. Ultima domanda, un'opinione sull'iniziativa del car pooling per il pedaggio? Ma è un'ottima iniziativa, evitare che sulle automobili ci sia solo l'autista vuol dire aumentare la presenza di persone sulle automobili, vuol dire diminuire proporzionalmente il numero delle autovetture e diminuire la possibilità di intasare le strade e le autostrade stesse. Bisogna capire come fare, come organizzare questo sistema di carpooling, ma penso che vedendo anche gli esempi in altri paesi europei possiamo trarne degli esempi importanti e concreti.